Buongiorno, ben ritrovata all'edizione della mattina del TG Flash. In apertura alla politica sarà Maurizio Caserta, il candidato del fronte progressista alle amministrative di maggio a Catania. A destra spunta l'ipotesi di Manlio Messina, l'ufficialità arriverà nei prossimi giorni. Il ponte sullo stretto rappresenta un diritto naturale del popolo siciliano, l'ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante una conferenza tenutasi ieri a Palermo. E passiamo alla cronaca, maxi incendio nella notte nella frazione marinara di Scoglitti, nel territorio di Vittoria. Alte lingue di fuoco hanno divorato diverse serre agricole e i vigili del fuoco hanno spento circa 25 focolai. Ancora sbarchi a Lampedusa, nella notte sono stati soccorsi 167 migranti, nell'hotspot attualmente si contano 412 ospiti, disposto per oggi il trasferimento di 137 stranieri. Gli esperti dell'INGV comunicano un trabocco lavico nella notte del vulcano Stromboli, la lava ha ricoperto il settore della Sciara del fuoco. È in chiusura l'ennesima denuncia del Codacons contro le liste d'attesa insostenibili nelle strutture sanitarie pubbliche della Sicilia. L'associazione ha presentato oggi un esposto sia alla Corte dei Conti che alle Procure della Repubblica dell'Isola, appello anche al governo Meloni. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti stasera alle 19:30.